Il desiderio di David Goodall è stato realizzato. Lo scienziato australiano, 104 anni, è morto questo giovedì grazie al suicidio assistito in Svizzera. Alle 12.30 di oggi il professor Goodall è morto in pace al Life Cycle di Basilea con un'infusione di Nembuta, l'ha scritto sui social Philip Nitschke, soprannominato Dottor Morte, fondatore dell'associazione Exit International, che sostiene da anni il diritto all'eutanasia. Goodall, nato nel 14 in Inghilterra, è stato scienziato, professore universitario ed ecologista e da tempo era stanco di una vita nella quale non poteva più guidare, lavorare, essere autonomo. E in Australia, così come in Italia, il suicidio assistito è illegale. Per questo ha deciso di compiere il lungo viaggio fino in terra elvetica, l'ultimo di una vita intensa, ma che ormai gli stava stretta.